Ben ritrovati, benvenuti per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Gela, si mobilita e oggi è scesa in piazza per lo sciopero generale proclamato dal Consiglio Comunale in difesa della sua unica consistente realtà produttiva, la raffineria dell'Eni. È scesa in piazza una città intera per sostenere le proteste dei lavoratori della raffineria. È sciopero generale a Gela, dove stamani almeno 5.000 persone hanno manifestato al fianco degli operai che da giorni presidiano le vie d'accesso alla città. I ritardi della politica, il mancato rilascio delle autorizzazioni di riconversione degli impianti per il passaggio della produzione dal petrolio ai biocarburanti ha spinto Gela alla mobilitazione. Saracinesche chiuse, studenti in piazza e perfino la chiesa ha sfilato in corteo. Ieri l'Eni ha confermato un investimento d'oltre 2 miliardi di euro e la cassa integrazione potrebbe essere sbloccata. Le preoccupazioni però restano tante. Insomma, Gela tema che possa ripetersi il caso di Termini Imerese, che dopo la chiusura della Fiat resta una città in sofferenza. E da Gela ci spostiamo a Catania per un'altra protesta. Gli operai della Technis hanno occupato la sede dell'azienda, non ricevono lo stipendio da novembre. Io, come gli altri miei colleghi, chi c'ha moglie, chi c'ha figli a carico, è la situazione un pochettino brutta. Speriamo che risolviamo qualche problema del genere facendoci pagare qualche stipendio, perché la cosa è negativa. I lavoratori rivendicano il mancato pagamento delle mensilità di novembre e dicembre rispetto ai loro colleghi che hanno già monetizzato queste mensilità. Vogliono chiarimenti in merito alle mensilità pregresse, perché per virtù della situazione che sta attraversando la Technis, dalle mensilità di settembre stanno monetizzando più. E ora la cronaca ci porta a Vittoria con l'uccisione del vigile del fuoco. Ha infatti confessato l'omicida un fruttivendolo trapiantato a Londra che avrebbe ucciso perché accecato dalla gelosia. Prima notte in carcere per il 57enne Filippo Assenza, fermato ieri sera dopo le 20 a seguito della confessione che ha reso davanti al pubblico ministero Monica Monego. L'uomo difeso dall'avvocato Daniele Scrofani è accusato dell'omicidio di Giorgio Sailante, 57 anni, pure lui caposquadra dei vigili del fuoco in servizio a Ragusa. Domenica sera dopo le ore 21 il drammatico episodio in contrada Forcone. L'omicida sarebbe passato più volte in attesa che Sailante tornasse a casa e poi a bordo della sua auto ha affiancato quella della vittima e ha sparato un colpo che ha centrato al volto Sailante, uccidendolo. In un primo momento, ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il sostituto procuratore Monica Monego, sembrava un caso di non facile soluzione. Poi però nel corso delle ore l'impegno profuso dalle forze dell'ordine ha permesso il raccogliere di elementi necessari per arrivare a risolvere il caso. Il sostituto procuratore ha spiegato che il fermato ha avuto un atteggiamento collaborativo con il PM e con le forze dell'ordine. C'è anche il presidente del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini, fra gli indagati della Procura di Napoli per elusione fiscale nell'inchiesta fuorigioco che promette di essere un nuovo terremoto giudiziario nel mondo del pallone. Oltre al patron rosanero risultano indagati a vario titolo anche altri dirigenti ed ex dirigenti del Palermo Calcio e del Catania Calcio come Giorgio Pedinetti, Pietro Lomonaco e Sergio Gasparin. Arrestata un'intera banda di catanesi, 9 persone che commettevano rapine in trasferta. Gli sequestravano i cellulari e le chiavi delle auto e aspettavano l'apertura della cassaforte per rubare i contanti. Sono 9 le persone arrestate dai carabinieri di Ascoli Piceno con la collaborazione dei colleghi di Catania. Sono tutte catanesi, 2 di Giarre e una decima è sfuggita alla cattura. Le indagini sono state avviate dopo un colpo all'Unicredit di Porto d'Ascoli, a San Benedetto del Tronto. Nell'agosto 2015, 3 rapinatori, di cui uno con il volto coperto, hanno fatto irruzione e sequestrato 21 persone, con un bottino di oltre 115.000 euro. La banda di rapinatori aveva tentato altre 2 rapine in altrettanti istituti di credito, a Taggia in provincia di Imola e a Marcon in provincia di Venezia. Addio ai giorni della merla, da domani temperature in risalita di oltre 7 gradi. C'erano una volta i giorni della merla, secondo la tradizione popolare i più freddi dell'anno, ma per questo 2016 anche il 29, 30 e 31 gennaio saranno caratterizzati da temperature massime sopra la media di 7-8 gradi in tutta Italia, con il termometro che toccherà i 17-18 gradi in Sicilia.
Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, vi ringraziamo per essere stati con noi, seguiteci attraverso i nostri giornali online di riferimento, appuntamento alla prossima. A quanto pare ieri sera nessuno dei miei amici ha visto 50 sfumature di grigio, almeno così hanno scritto sui loro profili Facebook commentando scena dopo scena e con dovizia di particolari il film.